e che parlavano di attacchi terroristici degli alleati erano la popolazione civile innocente. Quando la guerra civile ha ormai raggiunto il suo culmine, risulta che la maggior parte della gente non la voleva. È una maggioranza silenziosa. Queste persone non sparano, né torturano. I loro volti non sono segnati dall'odio per il prossimo, bensì sfiniti dalla stanchezza. Eppure, non è sempre stato così. In quella popolazione civile innocente, che se ne stava seduta negli scantinati, mentre le bombe al fosforo trasformavano la città in un mare di fiamme, si era verificato uno strano cambiamento. Ricordo, infatti, come i loro occhi si illuminassero a ogni discorso del Führer, il quale non nascondeva certo i propositi di una lotta inaudita, di dimensioni gigantesche, di una battaglia decisiva, condotta fino all'ultimo sangue. Senza quella penetrante energia, quella felicità e quell'estasi, non può scoppiare né la guerra civile molecolare davanti alla porta di casa nostra, né l'inferno di fuoco al di là dei nostri confini. Inizialmente regna sempre un'esultanza isterica nelle gradinate degli stadi, come per le strade di Rostock e Brixton, di Baghdad, di Belgrado. Spesso i guerrafondai sono usciti dalle elezioni con maggioranze schiaccianti e le loro posizioni hanno trovato conferma nelle urne. Soltanto più tardi, molto più tardi, quando si provano sulla pelle le conseguenze mortali delle proprie azioni e omissioni, la responsabilità dei crimini viene scaricata su questo o quel capo uscito di senno. Ma chi aveva allevato e foraggiato i colpevoli? Chi li aveva applauditi e aveva pregato per loro, se non l'innocente popolazione civile? Ho messo piede su un terreno intellettuale e morale minato. Mi muovo con cautela, ma so che al suo interno posso tutt'al più orientarmi, non certo sminarlo. Non sono d'accordo con nessuno, nemmeno con me stesso. Anche la sola riflessione sulla guerra civile finisce prima o poi col diventare una sorta di esperimento in prima persona. Io non sono neutrale. Sono contagiato. Sento che dentro di me si accumulano rabbia, paura, odio. Quel che dico mi coinvolge. Temo di perdere il controllo dei miei pensieri. È impossibile fare un discorso lineare su questo argomento. Non v'è bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli. Perché dovremmo guardarci alle spalle se dobbiamo sfondare le porte misteriose dell'impossibile? Il tempo e lo spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, perché abbiamo già creato l'eterna velocità onnipresente. Così recita il manifesto del futurismo, scritto da Filippo Tommaso Marinetti nel 1909, nell'interpretazione di Carmelo Bene. Fortunato che riesce a credere che la cultura sia in grado di rendere una società immune dalla violenza. Già alle soglie del XX secolo, artisti, poeti e teorici del moderno hanno dimostrato il contrario. Da Parigi a San Pietroburgo, l'intelligenzia del fin de siècle flirtava con il terrore. Con un luccichio di coltelli. È dall'Italia che noi lanciamo per il mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente, incendiaria. Possiamo chiederci quanto il culto della violenza propagandato dalle avanguardie europee vada preso sul serio. Quel che è certo è che a tali movimenti artistici è mancato da sempre l'influsso sulle masse necessario per fomentare una guerra civile. Una simile mancanza di influenza non può essere rimproverata invece a quell'intelligenza prezzolata e stracciona, comunista, fascista, che esaltava l'eliminazione in massa della borghesia, dei contadini, degli ebrei, degli zingari, così come di tutti i dissidenti immaginabili.
Così amava ripetere Joseph Goebbels, ministro della propaganda del Terzo Reich. Oggi il massacro è diventato un divertimento di massa. Cinema e video fanno a gara nel trasformare sicari, sequestratori, serial killer in beniamini del pubblico. La piatta riproduzione della violenza si spaccia per confronto spietato, che non risparmia nulla allo spettatore, per provocazione audace, shock terapeutico. E così capita che i criminali abbiano la sensazione di non essere più protagonisti reali delle loro azioni. Al giorno d'oggi, qualsiasi seminfermo di mente che abbia in una mano una bottiglia di birra piena di benzina e l'altra alzata nel saluto nazista può sperare di comparire sulla prima pagina del New York Times e ammirare al telegiornale la sua opera del giorno. Siamo diventati tutti spettatori. E questo ci distingue dagli uomini del passato, i quali apprendevano i fatti soltanto attraverso voci incerte, leggende bianche o nere. Oggi invece gli assassini sono ben disposti a farsi intervistare e i media, dal canto loro, fieri di non mancare quando si uccide. La guerra civile si trasforma in un serial televisivo e questo porta con sé una conseguenza. Il desiderio di emulazione. I media, che lo vogliano o meno, fanno sempre anche opera di propaganda per l'azione su cui ci informano. Chi dal terrore delle immagini non viene trasformato in terrorista, diventa voyeur. Ciascuno di noi si vede sottoposto a un ricatto permanente. Perché solo chi è reso testimone oculare può sentirsi chiedere con tono carico di biasimo che cosa intenda fare contro quello che gli viene mostrato. E così la televisione, ossia il più corrotto dei media, assurge a istanza morale. Ovunque vengono commessi continui massacri, ovunque ci sono uomini che muoiono di fame, che vengono scacciati dal loro paese, torturati, seviziati, e voi state lì a guardare, senza far nulla? Attendete alle vostre occupazioni quotidiane? Incrociate le braccia? E questo non è un tacito rimprovero, ma è una denuncia eloquente. Il telegiornale pretende che ogni commessa del supermercato sappia distinguere fra ingusci e ceceni, georgiani e abcazi. Chi non è in grado di farlo viene considerato un ignorante, duro di cuore, un egoista, figlio del benessere. E i destinatari di questo messaggio si sentono ovviamente disorientati. Quale forma debba avere la giusta reazione al massacro quotidiano, non è in grado di dircelo nessuno. Anzi, pretese morali del tutto sproporzionate rispetto alle nostre possibilità d'azione fanno sì che alla fine coloro a cui il messaggio è rivolto si ribellino e neghino ogni responsabilità, assumendo comportamenti di totale indifferenza, quando non di frustrata impotenza. E qui si annida il germe dell'imbarbarimento che può acuirsi sino a diventare, per paradosso, feroce aggressione. Non esiste a tutt'oggi alcun meccanismo internazionale capace di arginare il numero crescente di guerre civili. Si minacciano sanzioni economiche, embarghi, ma senza imporli veramente, perché inevitabilmente verrebbe colpita anche l'innocente popolazione civile. Buongiorno. Buongiorno. Tu parli francese? Francese, no? No. English? Yes. Ok. We came for people. Yes. People, you know? Yes. People? Ok. Yes. People between lines. Yes, yes. Yes? Ok. Where are they? Yes, yes, yes. Ok, d'accord. You understand nothing, je parie. Yes. You speak English?
English? No. Français? Right. We are here for people between lines. People. Che sta dicendo? E chi lo capisce? Tu rispondi solo yes, yes. Chiunque partecipi a missioni di pace perde di giorno in giorno autorità e credibilità. Eppure dopo ogni intervento se ne pretendono altri. Anche ai soggetti politici viene dunque quotidianamente rinfacciato di non intervenire ovunque sia necessario. Insomma, colpevoli delle guerre civili non sono mai i criminali del paese in questione, insieme alla loro base popolare, ma ben altri, che vanno sempre cercati altrove. Non sembra sconcertare nessuno il fatto che abitanti di intere regioni vengono così interdetti, come se non fossero altro che vuoti fantocci, incapaci di agire in modo autonomo e quindi mai in grado di essere soggetti, bensì sempre e soltanto oggetti. L'etica universalistica, secondo cui noi occidentali siamo i responsabili maggiori di tutti i mali del mondo, non si rassegna ad accettare distinzioni elementari. Quel che esige quest'etica è un intervento illimitato, da attuarsi dovunque e in qualsiasi momento. Ma questo è un conto che non torna. Da tempo ormai i governi dei potenziali paesi in grado di intervenire hanno raggiunto il limite di quel che possono spiegare alla propria popolazione. Tanto senso di colpa, tanto denaro, tanti soldati, quali sarebbero necessari per fermare tutte le guerre civili del mondo, non ce ne sono. È tempo ormai di prendere congedo da fantasie di onnipotenza morale. Ognuno, dentro di sé, sa che deve occuparsi prima di tutto dei suoi figli, dei suoi vicini, del suo ambiente più immediato. Si tratta di instaurare uno stretto rapporto tra chi ha bisogno d'aiuto e chi lo soccorre. Alla pura astrazione deve subentrare un rapporto concreto di responsabilità e priorità. Dei problemi del Kashmir non possiamo rispondere. Del conflitto fra sunniti e sciiti, fra Tamil e Singale, ci capiamo ben poco. Che cosa ne sarà dell'Angola? È una decisione che spetta innanzitutto agli angolani. Prima di porre freno a guerre lontane, da gente divisa da odi profondi che noi ignoriamo, dobbiamo estinguere la guerra civile nel nostro paese. Questo sono in grado di conseguire le nostre possibilità d'azione. Questo possiamo pretendere da ogni singolo cittadino. Ed è di questo che dobbiamo rispondere. In che epoca viviamo? Cos'è questa nuova guerra? Quale ritmo imprime alla nostra società? Chi siamo noi, cittadini dell'inizio del XXI secolo? Noi. Noi siamo pronti a scannarci per ogni parola che non ci piace. Siamo intolleranti e intransigenti. Noi, molto semplicemente, abbiamo ricominciato a mettere in circolazione concetti gravi, come quello di nemico del popolo, e affibbiamo questa etichetta a tutti quelli che non la pensano come la maggioranza, senza alcuna distinzione. Noi abbiamo riconosciuto che una pallottola in testa è il mezzo più semplice, più naturale per risolvere qualunque conflitto, per minimo che sia. Noi odiamo più spesso di quanto non amiamo. L'odio è la nostra preghiera. Stringiamo i pugni volentieri, ma abbiamo difficoltà a riaprire le mani. E ancora una volta, invece di respirare l'aria a pieni polmoni, ci nutriamo del sangue dei nostri compatrioti, senza battere ciglio. Non è forse guerra civile, questa? Così scriveva
Una giornalista russa, Anna Politkovskaja, prima di essere uccisa nell'androne di casa sua da un killer. Anna parlava della Russia, ma io credo si possa legittimamente riferire quelle stesse parole al mondo. Dappertutto divampa il fuoco davanti alla propria porta di casa. Il giorno in cui ogni energia sarà esaurita e i combattenti avranno raggiunto il loro obiettivo. Quando il paese martoriato dalla guerra sarà un cumulo di rovine e i suoi morti saranno ormai sepolti, solo allora verranno alla luce i veri eroi della guerra civile. Arrivano tardi. La loro entrata in scena non è eroica. Non danno nell'occhio, né compaiono mai in televisione. In un laboratorio improvvisato si costruiscono protesi per i mutilati. Una donna cerca stracci da usare come fasce. Con i pneumatici di un veicolo sconquassato dai proiettili si fanno scarpe. La prima conduttura dell'acqua viene riparata alla meglio. Comincia a funzionare il primo generatore. La vita civile ricomincia. È inarrestabile. Fino alla prossima volta. La perseveranza di questi uomini ha del miracoloso. Sanno che non possono rimettere a posto il mondo. Soltanto un angolo, un tetto, una ferita. Sanno persino che gli assassini torneranno. Poche settimane dopo, o 10 anni dopo. La guerra civile non dura in eterno, ma il pericolo che ricominci incombe continuamente. Prendiamo Sisifo. Dovremmo considerarlo uno di questi eroi, un personaggio della vita quotidiana. I greci interpretarono il suo nome come il comparativo di Sophos, intelligente. Omero lo definisce il più intelligente di tutti gli uomini. Si narra che Sisifo riuscì a incatenare la morte e che più nessuno morì sulla terra finché Ares, il dio della guerra, liberò la morte e